Grazie di questo invito in questa bellissima città dove siamo già stati una volta in cattedrale e dove torniamo sempre volentieri se ci invitate. Ci siamo suddivisi questa conversazione con la scelta che io parli per prima. Inizierò con una piccola premessa e poi con sei stimoli, sei piccoli semi di riflessione che vi consegno come tappe di un percorso che stiamo facendo insieme e che la Chiesa sta facendo con tutti noi. E poi lascio la parola a Mauro che, se vorrà, riprenderà alcuni di questi spunti o altrimenti andrà ad accompagnarvi in un'altra direzione. La premessa riguarda la fragilità della Chiesa, una fragilità che è evidente, una fragilità che precede l'emergenza Covid, perché già prima le chiese erano semivuote, soprattutto desertificate di giovani, già prima il tema della secolarizzazione era un tema molto forte, molto potente. Ma con la pandemia la Chiesa si è trovata veramente in ginocchio, veramente spogliata di tutte le sue consuetudini anche. Durante il Covid, nella prima ondata, non ci sono state nemmeno le celebrazioni della Settimana Santa di Pasqua. È stata la prima Pasqua appunto senza liturgie. Ecco, quindi la Chiesa si è trovata veramente messa a nudo, veramente in ginocchio. Un mistico sufi, Rumi, dice che quando sei in ginocchio sei nella posizione giusta per cominciare a pregare. E la Chiesa deve tanto pregare, anche perché sono di questi giorni le notizie drammatiche degli abusi scoperti in Francia, soprattutto del numero degli abusi. Ecco, la Chiesa è in ginocchio, la Chiesa è in un momento di grandissima fragilità. E Papa Francesco ci ha ricordato che bisogna provare vergogna per quello che è successo. Allora, questo tempo di estrema fragilità è anche un tempo di possibile rigenerazione per la Chiesa. È un kairos, che significa un tempo propizio. E la Chiesa è forse veramente di fronte a un bivio. La Chiesa non solo come istituzione, ma anche come popolo che cammina insieme, quindi noi ne siamo parte. Siamo nella situazione che un grande gesuita, un grande intellettuale, un grande mistico, che era Michel de Certeau, descriveva con parole molto attuali, quando diceva: un'esperienza tellurica, un terremoto, si sostituisce alle protezioni offerte dal corpo di senso che garantiva un universo senza smentita. Ecco, la Chiesa non è più un universo senza smentita, è un universo che è stato scosso da tanti terremoti. Paradossalmente questo la rende più leggera e più libera per rimettersi in cammino. È molto bello il titolo che è stato scelto per questa rassegna, perché il pellegrino è una figura di movimento, ma non di movimento qualunque. Il nostro amico, grande sociologo Zygmunt Bauman, distingueva tra i pellegrini, i nomadi e i vagabondi, e i turisti, scusatemi, i pellegrini, i turisti e i vagabondi. Allora, il pellegrino è chi cammina dentro un orizzonte di senso, facendo di ogni tappa un momento di un percorso che ha una sua continuità, che ha appunto un suo senso, sia come direzione sia come significato. Mentre invece il turista accumula delle esperienze, si sposta, sì è vero, ma senza costruire un percorso, accumulando dei frammenti. E il vagabondo erra, cioè non sa dove andare. Ecco, sono tutti modi di muoversi, ma quello del pellegrino ha uno stile particolare, ha un orizzonte di senso, ha una compagnia, ci si muove insieme come una carovana solidale, dice Papa Francesco. Non ha un unico percorso, non c'è un unico sentiero.
Il sentiero si apre camminando, come dice il poeta Antonio Machado, però c'è un orizzonte di senso e c'è anche, come dire, una chiamata. Non ci si muove perché si vuole cambiare posto, ma ci si muove perché si risponde. Ecco, questo è il pellegrino. E questa era la mia premessa. Siamo a un punto di potenziale svolta. Il cammino non è un'azione, camminare non è un'azione tra le tante, ma il cammino per il cristiano, e questo è il primo punto che vorrei sottolineare, è la condizione della verità, è un metodo di verità. Nella Lumen Fidei, che è l'enciclica scritta a quattro mani da Benedetto XVI e Papa Francesco, al numero 9 c'è questa frase che mi si è scolpita nella mente. E dice: la fede vede nella misura in cui cammina. E quando Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, la via viene per primo, perché se noi non siamo in movimento, se noi non siamo in cammino, se non seguiamo le sue orme, nessuna verità ci è accessibile, solo un dogmatismo che rischia di diventare rapidamente ideologia. Allora, il cammino non è qualcosa di accessorio, ma è qualcosa di costitutivo per la fede cristiana. E Gesù è stato un pellegrino. La sua vita che conosciamo attraverso i Vangeli è stata tutta una vita di pellegrinaggio, di cammino sulle strade. E che cosa ha fatto camminando Gesù? Non ha soltanto predicato, ma ha incontrato delle persone e le ha incontrate tirando fuori da loro stesse quello che non sapevano di avere. Una delle frasi che mi piacciono di più del Vangelo è: la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato, non le mie parole o il miracolo che ho fatto su di te. Quando il paralitico stende la mano, è il paralitico che stende la mano, non è Gesù che gliela tira. E quando l'emorroissa tocca il mantello e lui dice: la tua fede ti ha salvato. Ecco, Gesù, incontrando le persone, tira fuori da loro stesse quello che già è nel loro cuore. E questa maieutica, appunto, questa capacità di rigenerare le persone che Gesù mette in atto camminando. E Romano Guardini dice che ogni incontro è un inizio vivo. Se noi non camminiamo, se noi non usciamo, se noi non siamo per strada, come Gesù ci ha insegnato a fare, prima di tutto con il suo esempio, non possiamo, anche, ci priviamo di inizi che ci rimetterebbero al mondo. Ecco, quindi questo è un punto fondamentale. Camminare è essenziale per la verità. Romano Guardini dice che la via è verità nella misura in cui essa non si riferisce al conoscere, ma al camminare. Non possiamo conoscere senza camminare. E De Certo dice: la verità è già data nel momento di cercarla. Quindi la verità a cui noi facciamo riferimento non può essere un possesso, non può essere un insieme di discorsi, qualcosa che mettiamo in sicurezza con delle affermazioni dottrinalmente ortodosse e ineccepibili. La fede è questa ricerca, è questo cammino continuo per lasciarci rimettere in movimento dall'incontro con altri. Il cammino è metodo di verità. È una svolta metodologica quella che ci aspetta. E metodo, voi lo sapete, deriva dal greco che vuol dire metà odos, cioè sulla via, relativo alla via. Odos vuol dire via. Quindi il metodo è la riflessione sul senso, sulla potenza della via nel momento in cui viene percorsa e anche sulla scelta di quale vie percorrere. E quale orizzonte tenere presente nel percorrere le strade. Siamo anche in un momento, appunto, dopo la pandemia, in cui è necessario domandarci non come ripartire, perché questa della ripartenza è una metafora molto meccanicistica, noi non siamo macchine e le condizioni non sono più quelle di prima, ma come rigenerare il nostro modo di vivere insieme, nonostante tutto quello che in questi 2 anni abbiamo perduto. Allora, una riflessione sulle vie
una odologia, come diceva l'antropologo Ernesto De Martino, nei momenti di crisi è necessaria una odologia, una riflessione sulle vie nuove da intraprendere. Ecco, siamo nella condizione di intraprendere queste vie e abbiamo, come dire, non una mappa, ma abbiamo un esempio. E l'esempio è quello di Gesù sulle strade della Galilea. Terzo spunto, la vita è cammino. La vita stessa è un cammino. La vita è strutturata come un cammino. Il cammino appunto è il luogo di incontro con le persone che ci aiutano a capire chi siamo, che ci aiutano a diventare chi siamo, che ci aiutano a dare forma alla nostra vita, e mentre diamo forma alla nostra vita diamo forma agli ambienti che abbiamo intorno a noi, diamo forma alle relazioni, prendiamo forma con altri, dentro delle collettività, dentro dei noi, dentro delle fraternità. Il cammino, la vita come cammino, è il luogo della condivisione, è il luogo in cui impariamo che dividere moltiplica, che dove non arriviamo con le nostre forze, ma dove ci mettiamo quello che noi abbiamo, possiamo raggiungere situazioni, conquiste, traguardi che mai avremmo pensato di poter raggiungere con le nostre forze. Camminare, se noi camminiamo nella vita anziché stare fermi, anziché stare chiusi nei nostri appartamenti con la porta bella blindata, se noi camminiamo, noi ci esponiamo a quella che il filosofo Merleau-Ponty chiamava la prosa del mondo e anche la sua poesia. Ascoltate, dice Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest'anno, e ascoltare lo si può fare se si sta in mezzo alla realtà, se si sta per strada, se si cammina, se si ascoltano le altre voci, le voci diverse dalla propria o da quella delle persone che la pensano come noi. La vita è in qualche modo un esodo e un sinodo, è un uscire continuamente dalle gabbie che noi stessi ci costruiamo e un camminare con altri, e in questo camminare con altri imparare chi siamo e imparare il senso dell'esistenza che stiamo conducendo. Quarto stimolo, quarto semino. Camminando la nostra parola assume un sapore diverso. La parola che parla da una posizione non installata, la parola che parla dal non luogo del cammino, la parola che parla da una situazione di precarietà, se volete, di esposizione al mondo, è una parola molto più capace di significare. Noi adulti, visto che qui siamo tutti adulti, sappiamo molto bene com'è difficile dire parole che lascino il segno, dire parole che comunichino davvero qualcosa nel frastuono, nel rumore, nella cacofonia delle voci che abbiamo intorno a noi quotidianamente. Com'è difficile educare i giovani che sentono tante campane e che sentono tante parole che gli risuonano vuote, che gli risuonano retoriche, che gli risuonano incapaci di esprimere veramente qualche cosa di vero. Ecco, la parola vera è la parola che riconosce la propria precarietà, è la parola che passa da un'esperienza di fragilità e di non appunto installazione in un luogo che garantisce un potere, un'autorità. L'autorevolezza della parola è l'autorevolezza di una parola vissuta. Gli inglesi hanno una bella espressione, walk the talk, cioè cammina le parole. Le parole camminate sono parole che suonano autentiche a chi le ascolta. Noi siamo abituati invece a parlare da posizioni installate, l'esperto, il vescovo, il professore, come se questo garantisse il fatto che la parola pronunciata è autorevole. Questo non lo garantisce più. Non è più lo spazio occupato che garantisce l'autenticità della parola e la sua capacità di significare, ma è
l'essere parte di un cammino, l'essere parte di un processo, l'essere espressione di un vissuto che viene condiviso con altri. Anche un vissuto di fragilità, come fa Papa Francesco quando appunto chiede perdono per la Chiesa, come ha fatto Giovanni Paolo II quando ha chiesto perdono per le mancanze della Chiesa. Non è la parola forte, la parola autorevole, ma la parola vera nella sua, nella consapevolezza del suo limite e della sua fragilità. Anche quella di Gesù era una parola itinerante, era una parola in cammino, era una parola che ascoltava e che rispondeva ai bisogni delle persone che venivano incontrate o alle quali si andava incontro. Ecco, la parola deve essere questo dialogo, questa unione di distanze, e per unire le distanze bisogna muoversi. Non si può dialogare stando fermi sulle proprie posizioni, stando fermi installati nelle proprie istituzioni, ma occorre appunto farsi prossimi. E dialogos è la parola che unisce punti distanti, e la comunicazione è precisamente questa riduzione di distanze. Comunicare non vuol dire emettere messaggi, ma vuol dire far crescere ciò che abbiamo in comune, far crescere la comunione tra di noi, ridurre ciò che ci separa, gettare dei ponti tra ciò che è distante. E tutto questo è movimento, tutto questo implica la capacità di dislocarsi, di uscire da sé, di uscire dalle proprie protezioni e di andare incontro ad altri. Da questa posizione, appunto, in uscita, in cammino, deriva anche, e questo è un altro punto, una logica nuova. Dal cammino una logica nuova, potremmo dire un'epistemologia nuova, un nuovo modo di pensare. E per la Chiesa è necessario in questo momento, crediamo, una svolta epistemologica che superi le contrapposizioni e che sia capace di valorizzare piuttosto le composizioni, che riconosca il paradosso, che riconosca l'apparente contraddittorietà dell'esistenza, che in realtà è un grembo fecondo di cambiamento possibile. Il Vangelo è pieno di paradossi. Chi vuole trattenere la propria vita la perde. Perdere e trovare per noi sono due verbi incompatibili. Ecco, il Vangelo ci dice che invece c'è una compatibilità che ci fa accedere a un livello superiore di vita, a un livello superiore di pienezza. Romano Guardini diceva che la vita umana è paradossale. Noi siamo troppo legati a un principio di non contraddizione che abbiamo imparato dalla filosofia greca, ma Gesù supera questa logica. Non la nega, ma la supera. E ci dice che appunto ciò che apparentemente non sta insieme può stare insieme a un livello più alto. Queste, apparenti scelte che dobbiamo fare in realtà stanno insieme dentro una pienezza più grande che ci aspetta. Dobbiamo imparare a vivere in maniera paradossale, dobbiamo imparare ad accettare la contraddizione e a trasformarla in un passo di un cammino nuovo, invece che pretendere di scioglierla con delle operazioni artificiali di separazione, di contrapposizione. Michel de Certeau dice che la stabilità è paradossalmente data dalla capacità di rimettersi continuamente in cammino. Cos'è questo se non un paradosso? In questo momento la permanenza della Chiesa, il fatto che possa continuare a mantenere un ruolo importante, ce n'è tantissimo bisogno nel mondo contemporaneo, è direttamente proporzionale alla sua capacità di muoversi, di mettersi in cammino, di continuamente uscire da se stessa. Questo è il paradosso che aspetta la Chiesa in questo momento, è il paradosso che
che noi riconosciamo come necessario e dal quale anche vogliamo imparare un modo nuovo di vivere, perché il paradosso è la figura dell'eccedenza, del di più, non della misura stretta, ma della misura larga, quella a cui Gesù ci chiama continuamente nel Vangelo. E questo ci aiuta a rompere, questa è un'altra piccola suggestione, la tentazione dell'identità. La fragilità, il senso di fragilità e di vulnerabilità non si contrasta con una reazione che renda ancora più forte, che voglia rendere ancora più forte la Chiesa e che voglia ribadire un'identità forte. Questa è la tentazione dei fondamentalismi. In un momento in cui tutto è in crisi, serriamo le fila e chiariamo bene la nostra identità che si contrappone alle altre. Perché la fede non può essere qualcosa che noi rivendichiamo come un possesso identitario. Romano Guardini diceva che la fede non è un oggetto di discorso, ma una combattuta fiducia. Noi non la possediamo la fede, noi combattiamo perché non ci abbandoni, combattiamo per ricevere la grazia della fede. Non possiamo dire che noi abbiamo la patente di cattolici. Non è questo che Gesù ci ha insegnato, non è questo il cammino che ci aspetta se vogliamo che la Chiesa sia rigenerata. Anche perché, nella scommessa cattolica, lo diciamo con Mauro, la fede non è un contenuto, non è un insieme di dogmi, ma la fede è una relazione. Fides vuol dire corda, vuol dire legame, ed ha la stessa radice di fiducia e di affidamento. La fede è un affidamento, l'affidamento è una relazione sulla base di una promessa a cui vogliamo credere, a cui cerchiamo di credere con tutte le nostre forze, combattendo con noi stessi, come dice Romano Guardini. Allora, questo non può essere il fondamento di un discorso identitario, ma può essere il fondamento di una fraternità, di una carovana solidale, come la chiama Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. E il pellegrinaggio, l'uscire continuamente dalle nostre certezze, dai luoghi del potere, è ciò che ci consente e che ci protegge da queste derive identitarie, che sono derive fondamentaliste che trasformano la fede in un'ideologia e in una idolatria. La parola che vuole essere semplicemente rassicurante è una parola idolatrica, perché la parola della fede è una parola che mette continuamente in discussione, che ci fa continuamente uscire da noi stessi. Papa Francesco, in Fratelli Tutti, parla dell'identità cristiana come di una comunione universale con l'umanità intera come vocazione di tutti. È la comunione universale che ci caratterizza, non l'identità che ci distingue dagli altri. Per questo, e chiudo rapidamente, è venuto il momento non di difendersi, ma di spingere il pellegrinaggio un po' più in là, di uscire continuamente. E Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, nel capitolo sulla Chiesa in uscita, al numero 20, dice che nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo, Mosè, Geremia. Questa uscita non è un'azione della Chiesa, ma è l'essenza della Chiesa, è ciò che la rende Chiesa. La tentazione è sempre quella di installarsi, di costruire le tende per trattenere il miracolo della trasfigurazione. Che cos'è allora che ci può mantenere in movimento? E questo è l'ultimo spunto che consegno poi a Mauro se vuole da sviluppare. Come fa a rimanere in cammino la Chiesa? Come fa a evitare, e noi naturalmente, come fa a evitare le tentazioni identitarie? Come fa a evitare le tentazioni fondamentaliste? Come fa a rimanere aperta? Rimane aperta se rimane esposta ai margini,
a quei margini che continuamente la provocano, la convocano, la spingono. E questi margini, ce lo dice Papa Francesco, ma ce l'ha detto prima Gesù, sono l'umanità di scarto, la prossimità con i più deboli, il passo salutare della prossimità che ci rende umani, da una parte, e l'apertura alla trascendenza, al cielo, a ciò che è invisibile, che non è quantificabile, che non possiamo possedere, che non possiamo trattenere, che non possiamo trasformare in qualche cosa di misurabile, in un mondo in cui tutto ormai è misurabile. Ecco, questi due margini, questi due punti di frontiera, le vite di scarto e la trascendenza, sono due punti che continuamente ci provocano all'apertura e al cammino. E la Chiesa non può non tenere, non custodire questi due confini, che sono i confini che uniscono l'umano e il divino. E con questo passo la parola a Mauro. Bene, parlare dopo la professoressa Giaccardi, alias mia moglie. Va bene, allora buonasera a tutti, un posto bellissimo, grazie dell'invito, potremmo contemplare questo posto che sarebbe più che sufficiente, ma insomma pare che debba dire qualche cosa e quindi aggiungo qualche cosa. Io vorrei spostare un po' il discorso, Chiara ha parlato prevalentemente, diciamo, non so bene a che titolo, ma insomma comunque, delle questioni della Chiesa. Sì, sì, la Chiesa, ma sto scherzando. Vabbè, invece io vorrei parlare del rapporto tra Chiesa e mondo, perché voi sapete, non so se lo sapete, ma forse ne avete almeno una percezione così nel vostro piccolo, che in particolare in Europa, Chiara ha parlato di secolarizzazione, adesso brutalmente significa scristianizzazione, è un processo fortissimo. E qui c'è un don, ne saprà qualche cosa, se voi prendete, ci sono degli studi, delle ricerche, sotto i 30 anni a livello internazionale e l'Europa è il continente che fa eccezione nel mondo, perché il sentimento religioso rimane molto forte in tutti gli altri sentimenti, compreso gli Stati Uniti per delle ragioni storiche. In Europa il sentimento religioso sotto i 30 anni raggiunge dei livelli bassissimi. In alcuni paesi del nord Europa siamo nell'ordine del 3, 4, 5%, diciamo. E nei paesi del sud, come l'Italia e la Spagna, sono un po' più alti, ma adesso non ricordo le percentuali precise, ma comunque stiamo parlando, diciamo, di qualche cosa che non supera il 20%. E quindi è in atto un processo di scristianizzazione molto violento. Ieri sera ero a Pavia, in una cosa organizzata dalla diocesi, dal vescovo, e sulla settimana sociale, la sostenibilità e bibbia bibò, hanno dato una parola a un certo punto a una ragazzina che di questi di Fridays for Future, quelle che hanno fatto manifestazioni, e quando ha preso la parola era molto carina, molto simpatica, ma è andata giù proprio piatta col vescovo dicendo noi giovani, noi non ci interessa più niente della religione, soprattutto di questa religione che parla di cose strane e soprattutto non è capace di capire che la questione, diciamo, dell'ambiente, del futuro delle generazioni è un problema molto concreto, molto reale che ci riguarda e quindi, diciamo, noi, la nostra generazione è una generazione agnostica perché non pensa che la Chiesa sia un'interlocutrice significativa rispetto a tutta una serie di questioni reali. Non mi interessa dire se aveva ragione o torto, mi interessa portarvi una testimonianza concreta di quanto sto dicendo. Bene, allora, questo è, non è che si può far finta di niente dal mio punto di vista. Possiamo anche dire che il mondo è sbagliato, che va sempre bene. Il mondo è sempre anche sbagliato, ma forse il mondo è sbagliato, forse appunto c'è qualche cosa attorno a cui vale la pena riflettere anche in questo rapporto tra Chiesa e mondo. Allora, c'è una parabola, no? La usiamo nel libro, che è la parabola del figlio al prodigo.
o del padre misericordioso, secondo delle vostre preferenze, di questo figlio che dice: padre, mi sono rotto le scatole, dammi la mia eredità, me ne vado, diciamo così, e va. Ok, questo è l'uomo moderno. Dopo 1000 anni di cristianità, l'uomo moderno esce e dice: io vado per conto mio. L'uomo moderno, che tra l'altro è l'uomo europeo, tra l'altro. Allora, delle due l'una, se voi la leggete in questo senso storico-escatologico, allora cos'è la Chiesa rispetto all'uomo contemporaneo? Un'ipotesi che ci sta, perché poi il padre è misericordioso, sarà misericordioso anche verso il primo figlio che capisce quasi niente, per cui va bene, diciamo, va bene anche quello, diciamo così. Un'ipotesi che sia il primo figlio, dici: no, tu sei sbagliato, guarda quello là, io sono qui, ok, va bene. Però non mi sembra che questa sia l'opzione che il Vangelo suggerisce. Non mi sembra. Poi ripeto, il padre è misericordioso, va bene tutto, per carità. Ma se non è il primo figlio, allora la Chiesa cos'è rispetto a questo percorso di uscita? Noi suggeriamo che la Chiesa sia quella voce del figlio che è fuori, che lo aiuta un po' per volta, con pazienza, passando da degli errori, un po' per volta a recuperare un senso di figliolanza che è molto più bello di quello che riesce a maturare il primo figlio. Ecco, questa è una prima immagine, cioè noi pensiamo che la Chiesa possa essere, rispetto all'uomo contemporaneo, una voce critica rispetto a quello che accade e che in un cammino di cui noi non vedremo l'esito, per cui stiamo tranquilli, diciamo così, non torniamo in casa, nella casa del Padre nell'arco della nostra vita, diciamo, escatologicamente questo processo si compirà se abbiamo fede. Naturalmente questo cambia già tutto, cioè non è che ci sono i cattivi là fuori e noi siamo i buoni. Non è che la modernità va buttata via, non è che era meglio una volta. Significa che si è dentro un percorso, un processo, e tra l'altro questo processo è provvidenziale, lo diciamo anche da genitori. I figli che non escono, che a un certo punto non interrompono, diciamo, in un modo o nell'altro la dipendenza dei genitori, non compiono il disegno dei genitori. E quindi questo disegno, che è anche un disegno problematico, rischioso, è un disegno provvidenziale che va anche amato. E credo che sia il disegno divino, diciamo così, no? Che appunto, come la Bibbia ci insegna, ha creato l'essere umano a sua immagine e somiglianza, cioè libero. E da quello che ci è stato insegnato dalla tradizione, Dio desidera un amore libero, e l'amore libero è un amore complesso, che ha le sue fasi, i suoi momenti, no? Ecco, questo è il primo punto, che forse dobbiamo ripensare il rapporto tra il cristianesimo, la Chiesa e la modernità. Il Concilio Vaticano II è stato un passaggio fondamentale nel cambiare il rapporto, nel cercare, nel suggerire di cambiare il rapporto tra Chiesa e cristianità, non per dire che la cristianità ha ragione, scusate, che la modernità ha ragione, non per correre dietro la modernità, neanche per immaginare che andava bene il Medioevo, ma per star dentro un cammino dell'umano e per, diciamo così, non essere giudicanti quando non possiamo essere giudicanti. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, riprendo queste cose che diceva in fondo Chiara, questi due margini. Allora, se questo punto di partenza è vero, e noi suggeriamo che abbia un senso, che poi è anche uno dei grandi tentativi di Papa Francesco, forse è venuto il tempo di prendere atto che questa fase storica in Europa, dove c'è un
fortissimo processo di scristianizzazione, dove sotto i 30 anni, se voi parlate di Dio, vi dicono chi? Io tengo all'Inter, tu? A Dio? Bene, sì, buono. Cioè, ma proprio nel senso che non c'è la domanda. Non è detto che non arriverà, ben inteso, ma non c'è la domanda. Non... Dici, vabbè, Dio, non so, non ho capito. Usiamo questa immagine del libro, no? È come se noi, perché non c'è la domanda di Dio? Perché siamo dentro un mondo che è fatto tutto di uomo. Per essere provocatori, nel 2020 il Natale non è arrivato il 25 dicembre, è arrivato alla fine di novembre, quando ci hanno detto che gli scienziati avevano trovato il vaccino, era quello lì il Messia che aspettavamo, no? Per fortuna viene qualcuno che, tra virgolette, ci salva. Non è stato questo? È stato questo, no? È stato questo. Cioè stiamo parlando di questa roba qua, c'è uno che va in televisione che scrive la scienza ci salva. No, la scienza non ci salva. Fa tante cose importanti la scienza, ma non ha mai salvato nessuno. Gli uomini continuano a morire, primo, e il senso della vita non è dato dalla scienza, è un'altra cosa. Ma noi viviamo in questa cultura. Per cui quando voi vi rivolgete a un giovane che tra l'altro studia quello che la scienza in questi anni, così io non sono mica antiscientista, per carità, non è questo il discorso, l'ho appena finito di dire, ha in mente tutta una serie di visioni del mondo che sono incompatibili con quello che gran parte del clero continua a insegnare, cioè, facciamo un altro esempio, la famiglia è un'istituzione naturale, allora se io per naturale a scuola imparo che naturale non è quello che diceva San Tommaso, dice la famiglia non è naturale perché in Centro Africa non avevano nessun senso della famiglia, allora in che senso è naturale? Si usa una categoria medievale di San Tommaso, non c'entra, se tu dici così una persona non può capire, non capirà mai. Vabbè, allora il punto qual era? Il punto è che noi, il cristianesimo si è creato uno sganciamento tra la tradizione cristiana e il mondo lì fuori, chiamiamolo così. Che pretende in questa fase storica, poi si vedrà, di andare avanti a prescindere. È come se il mondo contemporaneo dicesse io non ho più bisogno delle mie radici cristiane per poter andare avanti. Questo è. Uno dice, bruttissimo, pericoloso, vabbè, è così. Non vi piacerà, amen, è così. Cosa vi devo dire? È così. Per tanti processi che adesso non possiamo stare a ricostruire. Allora il tema è anatema o che cosa? Allora, questo suggerimento, no? Che non mica ci diamo noi, diciamo, noi lo diciamo con le nostre parole, no? È che la Chiesa, in particolare in questo momento, ha questi due punti, che sono due punti esattamente che sono banditi dalla cultura contemporanea, che sono tutti i punti di fragilità, di fallimento, di morte, di abbandono, e i punti in cui ci si apre alla domanda, al mistero, alla ricerca. Questi due punti sono due punti che nella contemporaneità non esistono. E sono due punti che criticano esattamente, mettono in discussione la contemporaneità. Il primo perché, come dice Bauman e poi ripreso Papa Francesco, un mondo che corre sempre avanti per definizione produce scarti. Per definizione arriva il momento in cui tu non sei adeguato. Per definizione lascia per strada qualcuno. Allora, se tu ti metti vicino a quella cosa lì, non fai una buona azione. Stai recuperando un senso che il mondo lì fuori non è più in grado di capire e rischiando di diventare disumano. Idem sul lato, diciamo, della domanda, dove la preghiera non è semplicemente ripetere delle formule, no? La preghiera è un'esposizione all'oltre, a qualche cosa che noi non dominiamo, ma entrate nelle nostre chiese, nelle nostre messe, c'è da mettersi le mani nei capelli, cioè sembra già tutto a posto, è già tutto sotto controllo, non c'è nessuna tensione, diciamo così, a una dimensione trascendente, non si prega più.
perché, come dicevo prima, la domanda che mi ha fatto lì fuori per la televisione, tra l'altro preghiera e precarietà sono la stessa parola, vengono tutte e due da prece, latina. Tu preghi, ti esponi all'altro da te perché riconosci la precarietà. Infatti qui non prega più nessuno perché non ci riconosciamo precari, ovviamente. Abbiamo avuto il momento del lockdown, no? Ci siamo sentiti tutti precari. Abbiamo avuto per un momento l'idea che avevamo bisogno gli uni degli altri di qualcos'altro. È durato un mese, no? Poi è arrivato il vaccino, siamo tutti tranquilli. Appunto. Allora, in questo momento di profonda scristianizzazione, più che fare tanti discorsi come questi che sto facendo io, che va bene, li avete fatti, va benissimo, diciamo così, no? Ma bisogna stare su queste due frontiere, ma bisogna proprio starci, non parlare, starci, proprio viverli, abitarli. Cioè, è finito il tempo, come diceva Emmanuel Mounier, dei cristiani con la giacchetta, anche il ciccio la giacchetta, è proprio finito, lo diceva 90 anni fa, figurarsi adesso, ma è proprio finito, il tempo dei cristiani con la giacchetta è finito, è il tempo dei cristiani che stanno su questi due punti. E poiché sono due punti di critica a questo mondo, sono due punti che permettono di parlare a questo mondo. Prima Chiara l'ha detto, no, a proposito delle parole. Delle parole non installate, ma delle parole, come dire, disinstallate. Dico ancora due cose. Una è questa, che si riferisce alle settimane sociali, al tema della sostenibilità, alla Laudato Si. Dici, vabbè, ma perché adesso appunto parliamo di cose che ci interessano di più? Cosa c'entra la sostenibilità? Cosa c'entra? Non è che ci dobbiamo mettere a far politica. No, 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 non c'entra niente la politica. Allora, la questione della sostenibilità, adesso sono diventati tutti sostenibili, no? Ne trovassimo uno che non è sostenibile, cioè sono tutti sostenibili. Ok, bene, improvvisamente sono tutti, ormai poi se la parola sostenibilità si usa per qualunque cosa, no? Cioè, comunque va bene dire che si è sostenibili. Dal capo dello Stato, che tutti amiamo e rispettiamo, che ieri parlando con i paesi africani diceva ci vuole la sostenibilità, a Draghi, presidente della Confindustria, al Papa, a me, a tutti, siamo tutti sostenibili. Benissimo. Il problema è che la sostenibilità, cioè, è una questione bella seria, né? Perché vuol dire sostanzialmente che noi in questi ultimi due secoli abbiamo fatto un salto in avanti pazzesco, per cui il nostro livello di vita, il nostro livello di benessere, la lunghezza della nostra vita è cresciuta enormemente. Questa cosa ha avuto talmente successo che adesso tutto il mondo vuole essere come noi. Solo che c'è un particolare, che questo modello, che è profondamente individualistico, cioè è basato sull'idea che ciascuno ha diritto all'aumento illimitato delle possibilità di vita quantitative, perché noi dobbiamo andare a fare le vacanze di qui, perché noi dobbiamo andare a fare le vacanze di là, perché abbiamo bisogno di un certo vestito, abbiamo bisogno della prima casa, la seconda casa, una certa temperatura, le cure, non le cure, cioè tutta questa possibilità di vita moltiplicato per miliardi non ci sta. Per dirla in dialetto comasco, visto che sono comasco, la gestaminga non ci sta. Il che è un enorme problema. Allora, c'è il grande sogno, no? Il grande sogno è, adesso calma, adesso inventiamo una tecnologia per cui tutto questo più di vita sarà a entropia zero. Questa cosa che non avverrà mai, comunque non arriverà in tempo. Il punto qual è? Il punto è questo, che il cristianesimo è una delle poche radici, in Occidente è l'unica, che può dire una cosa a questo mondo scomoda, ma fondamentale. Più vita non è più possesso, più possibilità, più varietà, più quantità. Non è quella lì più vita. Più vita non è così. Più vita, adesso la dico così perché, più vita è più amore, no? È quello che ha detto prima Chiara, che il paradosso. Per trovare più vita perdila, ma non perché sei masochista,
ma perché, diciamo, questa è la logica della vita, che se tu vuoi più vita impossessandoti della vita, la distruggi. Allora noi abbiamo un problema di conversione, che certo non convertiremo nessuno nel giro di una settimana, ma il cristianesimo che sta sparendo in Europa ha, parlando diciamo di quella questione, da dire una cosa centralissima, che la questione della sostenibilità riguarderà anche le nuove tecnologie, non c'è dubbio, senza le tecnologie non ce la faremo mai, ma non è una questione tecnologica, è una questione culturale, antropologica, dove il tema è, diciamo, appunto, immaginare il nostro andare oltre, non acquisitivo, dominativo, estrattivo. Vabbè, ci abbiamo da lavorare per il prossimo secolo. Abbiamo da, diciamo, questo per dire che forse dobbiamo cercare di sforzarci di capire che cosa abbiamo da dire, perché questo è stato il grande insegnamento dei nostri padri. No, San Paolo non ha detto adesso ci mettiamo qui e ci chiariamo bene chi è dentro, chi è fuori, perché questa è la setta. La setta funziona così. Il grande, diciamo, da San Paolo in avanti, il grande sforzo del cristianesimo è dire, diciamo, a partire dall'insegnamento del Vangelo, qual è il contenuto universale che il cristianesimo ha da dire al proprio tempo? Questa è la domanda. Cioè, cos'è che il cristianesimo ha da dire a questo tempo di universale? Uno che capisca anche se non ha fatto 27 corsi di teologia. Poi tra l'altro usiamo queste parole che capiamo solo noi, né? Cioè una roba bestiale. Cioè, ormai c'è un linguaggio interno che sanno solo gli adepti. Che se tu vai fuori da quella roba qui, ti guardano e dici questo è andato giù di testa. No, ma è così, non è così. Cioè siamo incapaci, quasi incapaci di dire le cose fondamentali della fede parlando normale, di questioni che riguardano tutti. E questo è un segno di malattia grave, né? Aggiungo, e poi vado verso la conclusione, che come sapete nel 1989 è caduto il muro di Berlino e con esso è terminato il marxismo. Poi potrà rinascere, adesso lo vedremo. Come molti storici dicono, il marxismo è stata una grande eresia del cristianesimo. Il paradiso non c'era più, c'era il socialismo, diciamo, la carità era diventato, vabbè, lo capite, no? È stata una grande eresia del cristianesimo. Bene, questa eresia non c'è più. Il problema del cristianesimo non viene dal marxismo, cioè, se qualcuno se ne fosse perso, il problema del cristianesimo ha a che fare con, diciamo, il delirio ipertecnologico, cioè l'eccesso di tecnologia, immaginare che l'uomo si rifaccia attraverso la tecnica e che l'uomo sia padrone di sé e del mondo attraverso la tecnica. Questo è lo sfidante del cristianesimo oggi, non il marxismo, che diciamo è una cosa del secolo scorso. Bene, allora la domanda è, che è una domanda molto concreta, finita questa grande eresia, che è durata un paio di secoli, è finito anche il cristianesimo? Perché quello è stato l'ultimo sussulto del cristianesimo? Cioè, siamo gli ultimi? Oppure, finito il marxismo e preso atto che le questioni sono nuove, il cristianesimo deve, la Chiesa, deve ripensare il modo di stare dentro questa società? Ecco, io credo che in questo momento, concretamente, in Europa, c'è una voce che è quella da cui sono partito, quella voce che parla al figlio prodigo là fuori, no? C'è una voce che sta dicendo a questo mondo bisogna cambiare strada, senza buttar via la modernità, ma bisogna recuperare dimensioni che si sono perse ridicendole in modo nuovo. Si chiama Jorge José Bergoglio. Jorge Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. È l'unica voce. La cosa impressionante è che le stesse persone della Chiesa, gran parte del clero, non riesce a capire che cosa sta facendo Francesco. Cioè Francesco sta spingendo la Chiesa a essere la Chiesa del XXI secolo. Una Chiesa necessariamente profetica. Aggiungo e chiudo che c'è una continuità profonda
tra Ratzinger e Bergoglio, una continuità nella diversità dei temperamenti, delle culture, c'è una continuità profonda per chi la vuol vedere. E che Ratzinger, che è stato un grande intellettuale tedesco, oltre che papa importante, sostanzialmente, tra le tante cose che ci ha dato, Ratzinger ha detto, insieme ad altri intellettuali del suo paese, nell'ultimo secolo si è creata una frattura tra la fede e la ragione, che è quello che ho detto io prima. Per cui i ragazzi non capiscono più i discorsi, non li capiscono. Si è creata questa frattura. Bene. Ratzinger ha identificato il problema. Poi, dato che noi pensiamo che lo Spirito Santo è anche un giocherellone, ha fatto su un po' di casino, e da un conclave inaspettato viene fuori un Papa argentino. E il Papa argentino ci sta cercando di dire, amici cristiani in particolare, visto che sono il capo della Chiesa, per provare ad affrontare quel problemino che ci ha lasciato Ratzinger, questa separazione tra fede e ragione nel mondo contemporaneo, non servono tanto i professori, lasciate perdere di invitarci, non servono tanti professori, serve che vi fate un bagno nella realtà, serve che andate lì dove questo modello, questa ragione senza fede nasconde la realtà. Serve, Papa Francesco dice, verrà il giorno in cui speriamo ci sarà una ricomposizione tra fede e ragione. Questo giorno non è oggi. Perché questa cosa avvenga ci vuole qualcuno che vada là dove la ragione pretende di nascondere. E chiede ai cristiani di essere tra quelli che, a differenza del mondo lì fuori, che è un mondo catturato da un pensiero astratto, sono capaci di concretezza. Dove la parola concretezza, che significa cum crescere, significa tenere insieme le tante dimensioni che costituiscono la nostra esperienza umana, sociale e collettiva. Cioè il materiale e lo spirituale, il piccolo e il grande, il maschile e il femminile, la ricchezza e la povertà, la tecnologia e la miseria, e cioè cercare di ricomporre ciò che la società contemporanea spacca. Non perché sia pervertita, perché lo sguardo potentissimo, straordinario, che sarebbe evidentemente impossibile rifiutare o disprezzare della scienza, è uno sguardo che vede alcune cose e non ne vede altre, molto semplicemente, perché è fatto in un certo modo. E allora, e concludo, il cammino che aspetta la Chiesa, se sopravviverà, se il marxismo non è stato l'ultimo sussulto, del cristianesimo, io naturalmente penso che non sia così, sarà un cammino molto diverso da quello che abbiamo alle spalle. Un cammino, di profezia rispetto a un mondo che ha tante qualità, che si espone a degli enormi rischi e che il cristianesimo è chiamato a salvare. Ma dico qualcosa io, se poi chiariamo avanti. Io dico due cose. Primo, pensiamo alla vicenda del Covid, no? Il Covid è stato uno shock. Intanto, per me questa cosa è importantissima, per noi l'abbiamo scritta anche, il Covid è il terzo shock globale in 19 anni. Primo, 11 settembre, rapporto tra le culture, che con la globalizzazione l'abbiamo unificato, terrorismo e via discorrendo. 2008, finanziarizzazione, speculazione, consumerismo, 2020, questione sanitaria. Se fossimo ragionevoli, questi tre shock, che hanno naturalmente radici diverse, hanno un punto in comune, e cioè che noi abbiamo costruito quel figlio prodigo là fuori, un mondo straordinario, di cui appunto sarebbe assurdo non
valorizzare tanti aspetti positivi, ma un mondo gravemente disordinato, entropico, da cui scaturiscono emergenze, shock che ci colpiscono. Il prossimo, se non ce ne saranno altri di mezzo, lo vediamo già qui, no? Il cambiamento climatico. Cioè, cos'altro deve succedere per capire che, come ci stanno dicendo peraltro gli scienziati da decenni, il nostro modello di sviluppo è destinato a determinare crisi sempre più forti, no? Allora, il Covid ci ha improvvisamente ricordato quello che noi rimuoviamo, e cioè che moriamo, siamo mortali. Ecco, e io credo che sia impressionante, no? Perché appunto, cioè, quanto siamo riusciti, naturalmente non c'è nessun gusto macabro, no? Cioè, tutti noi, in quanto esseri animali viventi, auspichiamo di vivere in eterno, 100 anni, ma quanto siamo riusciti ad attraversare questa esperienza di morte, anche ricordandoci che la nostra condizione di mortalità è condizione anche della nostra stessa umanità, che non è che possiamo avere l'aspettativa di vivere in eterno. Questa cosa è distorta, è una profonda distorsione. Prima ho fatto la battuta su chi ha scritto la scienza ci salva. No, la scienza non ci salva. La scienza non ci salva. La salvezza è un altro piano. È un altro piano del discorso. Ecco, allora, il primo pezzo di risposta è: dobbiamo cercare di essere più capaci di leggere, alla luce dell'esperienza della fede, individualmente e collettivamente, le situazioni nelle quali ci troviamo, non appiccicandogli lì tutte le risposte, né? Perché morire non piace a nessuno, né? Dici, vabbè, adesso non preoccupatevi se moriamo e quindi state tranquilli, no? Non è questo il punto, no? È chiaro che la morte in quanto umani ci sconvolge, è chiaro che è la nemica ultima, no? Quindi non è, dici, una festa, adesso non preoccuparti, tanto risorgi. Non è questo, no? Però è chiaro che la nostra società rimuove la morte. Immagino che anche qui a Pistoia, quando uno muore, ma il corteo per strada non si fa più perché si perde tempo, no? Cioè, uno muore in ospedale, non lo vede nessuno, lo mettono via, tanti saluti. Ma che senso ha la vita? Che senso ha la vita? Cioè, alla fine, no? Allora, noi, cioè, dobbiamo essere più capaci di porci delle domande e di porre delle domande a questo tempo. Questo è uno dei grandi ruoli della fede oggi, porre questioni che nessuno pone. Faccio solo una battuta da sociologo, no? Tutti noi, in ogni tempo, in ogni epoca, in ogni luogo, noi siamo dentro un ordine del discorso. Diamo per scontate una serie di cose. Se io mi mettessi in piedi qua, non lo faccio perché non... Voi dice, cosa fa il professor Magatti? No? Immaginate che metta in piedi sul tavolo. Ecco. Una volta l'ha fatto. Va bene, adesso non lo faccio. Perché... Va bene. Allora, la fede non è l'ordine delle cose. Era nel passato, negli anni 60. Adesso non lo è più. Ma questo è bello, perché la Chiesa... Allora, la fede può essere viva. La fede deve porre domande a questo tempo. Deve porre questioni. Vabbè, il secondo contributo che dico è questo: i miei familiari sanno che io desidero che ci sia scritto sulla mia tomba, a proposito di morte, diciamo, ha cercato di credere alle promesse dell'amore. Alla promessa dell'amore. Ecco, io credo che questo sia uno dei modi, per me, fondamentali per dire il cristianesimo. Cioè, noi cristiani viviamo con una promessa che altri considerano inutile o delirante, che la struttura
della vita, la struttura dell'esistenza, la struttura dell'universo, la struttura del cosmo abbia a che fare con questa cosa che non sappiamo bene cosa sia, ma di cui facciamo esperienza, di cui abbiamo fatto esperienza, di cui qualcuno ci ha raccontato l'esperienza e che riusciamo a intendere, tra l'altro anche con la ragione, che si chiama amore. Quando prima Chiara parlava di affidamento, la fede è un affidamento a questo senso profondo. E noi nel libro appunto diciamo, non perché sia sbagliata la fede come adesione, che è quella che ci hanno insegnato a tutti noi, cioè la fede come adesione era, questa qui è la fede, questo c'è il catechismo, i comandamenti, quella roba lì, aderisci alla fede, tu sei fuori e quella roba lì, e quindi tutti noi, a tutti voi, perché siamo tutti vecchietti più o meno, salvo qualcuno, a tutti noi ci hanno insegnato così, quella lì è la fede, allora tu devi aderire, devi cercare di aderire alla fede. Non che questa cosa sia sbagliata, va bene, ma è un altro tempo, credo anche che in fondo non sia tanto giusta, ma lasciamo perdere. Se voi andate oggi da, tu quanti anni hai? 22, e gli dici, guarda, come ti chiami? Matilde, guarda, questa qui è la fede, tu aderisci a questa fede, ma ti guardano come un matto, ma perché sono cambiate completamente le condizioni, non si può presentare la fede così, è impossibile, non ci si riuscirà mai. Qualche demente che ti ascolta lo troverai, ma proprio uno sbandato. Invece fede appunto è l'affidamento, cioè un affidarsi, uno sbilanciamento facendo l'esperienza di qualche cosa che c'è, che chiamiamo amore, che è il senso della vita. Ma se il cristiano non si sbilancia, non si affida, ma di cosa si parla? Che è l'esperienza che facciamo quando camminiamo, no? Quando noi camminiamo non ci accorgiamo, quando tu fai un passo, tu butti avanti il piede, no? E hai imparato a buttare avanti il piede. E tu sei abbastanza sicuro, la tua esperienza ti dice, che buttando avanti il piede trovi la terra, no? E quindi tu cammini perché butti avanti sto cavolo di piede. Ecco, la fede è quella roba lì, cioè è il fatto che tu fai un passo che non è assicurato. Non si può essere assicurati e aver fede. L'assicurazione è un'altra roba, un altro paio di maniche. Assicurate finché volete, ma insomma, la fede è questo sbilanciamento che tra l'altro appunto è quello che il mondo oggi non capisce più, no? Perché non è più capace di sbilanciarsi. Tutto deve essere in sicurezza. E vabbè, se è in sicurezza va bene, diciamo. Il cristiano non è per la sicurezza. Sì, va bene, nel ragionevole va bene, ma il cristiano è un'altra roba. Se no Gesù Cristo mica si faceva mettere in croce, dico, che sicurezza c'era. Poi non si è capito, lì si è fatto vedere da qualcuno, cioè una roba strana, no? Dov'è la sicurezza? La sicurezza della fede non è perché è un certificato, né? La sicurezza della fede è perché noi ci passiamo gli uni gli altri l'esperienza che essendoci affidati ci è capitato qualche cosa di buono che possiamo continuare a raccontare. Questa è la fede che viene trasferita di bocca in bocca. Poi li mettiamo lì anche dei pensieri, delle strutture di pensiero, dei comandamenti, dato che ci servono anche quelle robe lì, va bene. Ma non è quella lì la fede, sennò Gesù Cristo avrebbe scritto un bel trattato. Sembra che non abbia scritto una riga. Ci sarà una ragione, no? Mi collego a questo tema della sicurezza, visto che anche noi siamo qui con dei protocolli di sicurezza. E visto che sicurezza è una delle parole insieme a sostenibilità che sentiamo più spesso come una parola di protezione, no? di cura della società. E volevo, perché è importante, perché la nostra fede non ci promette la sicurezza, ci promette la salvezza, che è un'altra cosa. E quando la scienza dice la salvezza te la do io, mente, perché la scienza ci può dare alcune sicurezze che un certo antibiotico uccide un certo batterio, ma tra l'altro una sicurezza parziale, perché nel fatto che l'antibiotico uccide quel batterio si nasconde il fatto che uccide anche altri batteri buoni che in qualche modo ci aiutano a vivere. Quindi
La salvezza che cos'è? Qual è la differenza tra la sicurezza e la salvezza? Che la sicurezza, quando noi parliamo di sicurezza, ci riferiamo a qualcosa che possiamo controllare, tenere sotto controllo, e che protegge l'incolumità fisica individuale. Cioè la sicurezza è la protezione dell'incolumità fisica individuale. La salvezza invece magari non protegge l'incolumità fisica, ma protegge l'integrità delle persone, l'integralità delle persone, l'intero delle persone. E non è mai individuale, nessuno si salva da solo. Quante volte abbiamo sentito questa frase in questo tempo di pandemia? Ce l'ha ricordato anche Papa Francesco, ma non solo, anche tanti laici lo hanno detto. Nessuno si salva da solo. La salvezza ha a che fare salvo. La frase sano e salvo, no? Sano vuol dire che non è morto, che è vivo, ma salvo vuol dire più che non morto, vuol dire pienamente vivo, vuol dire tutto intero, nell'integrità fisica, psichica. Uno può essere sopravvissuto ma essere stato ucciso psicologicamente, essere stato devastato dal punto di vista appunto emotivo, no? Ecco, la salvezza è questa integrità per la quale si può anche morire. E la fede è rischio, non è sicurezza. E rischio è quel modo di articolare la vita e la morte in cui si scommette che la vita vince sulla morte, anche a costo di perderla la vita. Per cui si può essere salvi senza essere sani, si può essere salvi essendo morti, come tante persone che hanno dato la vita per altri, che sono salve e che ci hanno salvato, a partire da Gesù. Allora, il racconto della sicurezza è un racconto che mortifica l'umanità, perché la riduce alla difesa personale della propria sopravvivenza biologica. La salvezza invece ha a che fare con la vita e non con la sopravvivenza, con la vita intera e non solo con la sopravvivenza biologica, e con la vita di tutti e non solo con la mia sopravvivenza. E questo è un discorso di audacia che il cristianesimo può fare oggi a un mondo impaurito, è un mondo dove la paura diventa, come dire, il cavallo di Troia per fare passare una serie di modalità di controllo, ma anche per fare passare l'idea di capri espiatori che minacciano la nostra sicurezza e per fare passare una serie di discorsi di divisione, di separazione, quando non di odio. Ecco. Il cristianesimo sono portatori di un'idea di salvezza che è un'idea molto più ricca, molto più piena, molto più ampia, che non ha paura della morte. Per questo io credo che dobbiamo abbandonare, a proposito di linguaggio, tutti i discorsi astratti fatti di formule rassicuranti, edificanti, di risposte già pronte, perché le risposte non ci sono. Dobbiamo continuare a provocarci e a provocare la realtà con delle domande, ma soprattutto fatto di parole astratte come i valori. Il cattolicesimo non è un discorso di valori, perché i valori sono astratti, perché sono parole che se non sono camminate, se non sono pronunciate a partire da un cammino di vita, sono non soltanto vuote, ma arrivano a essere anche fastidiose. Perché non è il valore, ma è ciò che vale, e ciò che vale noi lo possiamo solo dimostrare mettendoci sopra la nostra vita. Cioè ha valore ciò a cui diamo valore, ciò su cui noi scommettiamo la nostra vita, ciò che noi amiamo, quello che Sant'Agostino chiamava l'ordo amoris. Dimmi che cosa ami e ti dirò chi sei. Non abbiamo il tesserino di cattolici, e le croci che portiamo al collo non sono sufficienti per definire chi siamo. È ciò che amiamo che definisce chi siamo. È il fatto che noi mettiamo la nostra vita su qualche cosa che definisce chi siamo. Quindi non sono i valori enunciati come appunto astrazioni, ma è ciò che concretamente nel nostro cammino mettiamo dentro la nostra vita, ciò che facciamo esistere, ciò di cui ci prendiamo cura. Questi sono i nostri valori, ciò di cui ci prendiamo cura, e facendo così dimostriamo che è importante per noi. Allora, la parola cura è una parola molto bella,
in greco è epimeleia e ha tre significati. Uno, diciamo, cognitivo, è prestare attenzione. Io non posso prendermi cura di qualcosa se prima non mi fermo e non, appunto, non sto attento a quella cosa lì, non vedo che esiste. È il contrario dell'incuria e della globalizzazione, della indifferenza di cui parla Papa Francesco. Quindi la cura è prima di tutto prestare attenzione. Siamo capaci di prestare attenzione a qualcosa che non siano le nostre urgenze, le nostre emergenze? Questa è una prima questione proprio già percettiva e conoscitiva. La seconda è proprio la sollecitudine, è non soltanto vedere che una cosa esiste, ma anche sentirsi coinvolti rispetto a questa cosa che abbiamo visto. Quindi non ci basta sapere che, non so, in Africa non hanno il vaccino o non hanno da mangiare. Questa cosa ci deve stare a cuore perché veramente ci sia la cura. E la terza dimensione è quella dell'impegno, è una dimensione, se volete, concreta o anche politica della cura, perché la cura non è la buona azione, ma la cura è un modo di ricucire le frammentazioni del mondo attraverso il modo in cui camminiamo nel mondo con altri, attraverso le parole che pronunciamo, perché il linguaggio è un modo di prendersi cura della realtà. Heidegger diceva che il linguaggio è la casa dell'essere, il linguaggio non è... Gesù Cristo è il verbo che si è fatto carne, quindi è il logos, la parola che si è fatta carne, quindi nella nostra... Per la nostra fede la parola è fondamentale, la parola è sacramento, la parola lega il cielo e la terra, lega le persone tra di loro. E il nostro linguaggio non può essere fatto di formule che ripetiamo o di retoriche vuote che non passano per la vita e che non passano per la cura. Perché Gesù si è preso cura delle persone, le ha ascoltate, le ha curate proprio fisicamente, impastando la sua saliva con la terra e mettendogliela sugli occhi. Ecco, questa concretezza, dobbiamo combattere l'astrazione. La scienza funziona perché è astratta, perché si separa, perché spezza l'atomo, perché spezza ciò che è unito. Allora funziona, ma noi non dobbiamo funzionare, noi dobbiamo rimettere insieme, dobbiamo ricucire. Ed è la cura l'ago che ricuce. E la cura è ciò che ci definisce nel momento in cui appunto ci prendiamo cura, non perché facciamo la buona azione, ma perché ci ingaggiamo col mondo secondo uno stile e secondo qualche cosa che ci riumanizza, che si prende cura prima di tutto della nostra umanità. E questo ci trasforma. La cura non è una buona azione che facciamo perché abbiamo del tempo da perdere, ma è qualche cosa... È una relazione di reciprocità che ci trasforma dall'interno e che rende anche la nostra parola più capace di significare qualche cosa. E poi appunto il linguaggio della scienza è il linguaggio che corrisponde perfettamente alla realtà, per cui se io dico H2O, dico quella cosa e solo quella e non c'è nient'altro da dire, ma il nostro linguaggio, il nostro parlare è un linguaggio simbolico, è un linguaggio dove la parola non racchiude tutta la realtà, non è un'etichetta che appiccichiamo, non l'esaurisce ma apre continuamente degli orizzonti di significato. Il nostro linguaggio è simbolico, non è referenziale e c'è sempre una dimensione di infinito che risuona nel finito delle nostre parole. Per questo anche abituarsi a frequentare altri linguaggi, oltre quello della scienza, che è quello che sentiamo continuamente, oltre quello della politica, che è il linguaggio dello schieramento e della divisione, il linguaggio della poesia, per esempio. I salmi sono canti, sono poesie, la scrittura è piena di poesia. E come dice Papa Francesco, il mondo è scritto in un linguaggio poetico, solo che noi non sappiamo più, dice, la natura è piena di parole d'amore, ma noi non le sappiamo più ascoltare perché non siamo più abituati a questo linguaggio. Ecco, rieducarci anche a questo linguaggio, al linguaggio della poesia, al linguaggio della natura, a un linguaggio dell'amore che non è il linguaggio delle frasi ti amo, ti voglio bene, ti amo immensamente, tutte queste tentativi di anche, comprensibili, come dire, di racchiudere qualche cosa di irracchiudibile dentro una formula. Però ecco, ripulire, rieducare il nostro linguaggio, e in questo senso la Bibbia ci offre degli esempi veramente meravigliosi.
E a questo proposito, anche per concludere questo nostro intervento, quando uno vuole sempre avere l'ultima parola, va bene. Allora, no, scherziamo, perché tanto adesso andiamo tutti a casa che è tardissimo, però facevo un commento, dopo ti lascio la parola finale. Allora, da queste parole che diceva Chiara, no? È bello perché il cristianesimo sarebbe, diciamo così, un buon viatico per rimanere vivi, per non essere paralitici. Noi siamo tutti paralitici, siamo dei paralitici. Ma guardiamoci, siamo dei paralitici. Non riusciamo più a fare dei movimenti, non riusciamo più, diciamo, ad andare verso l'altro, non riusciamo più a prenderci cura, non riusciamo più a guardare la bellezza del mondo, no? Ecco, e tra l'altro questo mondo ci inrigidisce terribilmente, come tutti i mondi. Ecco, diciamo, il Vangelo è un esercizio ginnico, per questo non si può semplicemente fare dei discorsi, perché dici, vado in palestra leggendo il manuale, dici, va bene, no? Allora, ma è proprio un esercizio di uscita dalla gabbia dell'io, che è il modo per essere pienamente vivi. Allora, per salutarvi, vi volevo leggere questo pezzettino di una poesia di Antonio Machado che si intitola Viandante, mi sembra perfettamente in tema con questo incontro, questa serie di incontri a cui state partecipando. E io non sono una grande lettrice, quindi perdonatemi, però spero che vi arrivi il paradosso, i paradossi di cui sono intessuti questi pochi versi e anche la potenza di libertà che questi paradossi ci regalano, perché la pretesa di capire tutto, di spiegare tutto, veramente ci impedisce di cogliere delle occasioni di grandissima libertà. Allora, questo è il nostro saluto e con il quale anche vi ringraziamo di averci ascoltato. Tutto passa e tutto resta, però il nostro è passare, passare facendo sentieri, sentieri sul mare. Grazie.